La prima domanda è: in questi mesi in cui avete suonato dappertutto e anche di più, se vi siete mai fermati? Beh, fermati proprio no, perché abbiamo sempre lavorato. Quando siamo a Roma, quando siamo a casa, comunque abbiamo la nostra sala prove dove ci mettiamo a lavorare per registrare pezzi nuovi e mettersi un po' di idee. Adesso proprio nello specifico ultimamente stiamo registrando anche un po' di materiale per il disco che uscirà a settembre, e tra l'altro abbiamo registrato anche un disco dal vivo sempre a Roma, al Circo degli Artisti. Lo dicevi prima tu, è da pochissimo è uscito un EP che è Fuoco Lento, appunto, esatto. Che raccoglie una serie di estratti da una live session al Circolo, sì, degli Artisti. Sono 5 cover più un intro, mm-hmm, vostra. In qualche modo segnava un punto del vostro percorso questa registrazione? Beh, sì, di sicuro volevo mettere a fuoco ciò che abbiamo fatto per un anno e mezzo, cioè i concerti. Noi siamo reduci da un disco uscito nel 2009 di originali che ci rappresentava al momento, nel 2009. Poi, cominciando a fare tante serate, tanti concerti, ci siamo accorti che dal vivo il nostro sound si era modificato in meglio per noi. E per cui abbiamo voluto fotografare questo momento facendo appunto una data registrata al Circolo degli Artisti, e non volevamo fare un live vero e proprio con tutti quanti i nostri brani, ma fare una cosa particolare, un piccolo combo con dei pezzi che ci stanno a cuore, delle cover che ci piacciono tanto e che abbiamo rivisto e rivisitato a modo nostro. E dentro c'è Hendrix, poi ci sono gli Aria, cose che sulla carta dovrebbero essere antitetiche fra di loro, mm-hmm, musicalmente, no? Beh, a me e a Cesare piacciono cose diverse, siamo comunque due personalità abbastanza poliedriche, poi anche Cesare ti saprà dire. No? Ascoltiamo talmente generi diversi, cioè anche io e lui siamo completamente diversi negli ascolti. No, appunto, in realtà quella reinterpretazione di cover infatti rispecchia esattamente proprio gli ascolti sia che fanno parte del nostro background di musicisti e di ascoltatori, soprattutto sia dei Bud, perché comunque poi alla fine noi sin dall'inizio accanto ai pezzi inediti ci ha sempre divertito tantissimo reinterpretare in maniera diversa le cover, non che l'abbiamo mai fatto a forza, cioè nel senso è troppo simile, dobbiamo farla per forza diversa, è solo che ci usciva così e ci divertivamo un sacco, così come Boy & Girl, che magari è stata la prima di queste. In più occasioni, naturalmente, l'avete detto anche voi, quello che si dice Bud Spencer Blues Explosion, che la dimensione live è la dimensione più congeniale alla vostra proposta. Quello che volevo chiedervi è se da parte vostra c'è una difficoltà, adesso che entrerete ad esempio in studio di registrazione, nel pensare a come fissare su bobina quella dimensione lì. Partiamo dal concetto che registriamo insieme, più o meno, cioè per cui facciamo batteria e chitarra registrati in presa diretta. Tutto ciò insomma ci consente di poi riascoltare un'esecuzione di brani che comunque sono amalgamati, perché insomma li abbiamo suonati insieme. Però poi sai che c'è la registrazione di un disco ha una peculiarità diversa, cioè quella che poi comunque ti dà l'opportunità di poter sovraincidere delle cose, oppure di aggiungere e impreziosire con degli arrangiamenti che magari ti vengono lì per lì. Per cui cerchiamo di bilanciare un aspetto istintivo con un po' di razionalità artistica.